Bene, allora, tu hai fatto tre domande, voi avete fatto tre domande, no? Così che Raul giustamente ti aveva risposto, sì. Sono a tantissimo. Mi aveva detto che non avrebbe risposto perché sotto aspetto stanco è difficile rispondere. Però ho toccato anche il mio aspetto sul perché sono come noi, queste differenze sotto l'aspetto culturale, geografico, degli stati e quindi ero un po' propriamente nel suo posto. Non ne vogliamo le risposte. Il compito a casa delle tre domande era per iniziare il confronto e provare a affrontarlo. Allora, io pensavo di fare una cosa del genere, perché ovviamente affrontare le cose in chiave antropologica può, diciamo, comportare percorsi molto molto diversi. Allora, pensavo di farvi tornare un po' alle radici, un po' del nostro modo cristiano, ma non solo, di pensare i muri, di pensare le divisioni e quelle cose che ci separano gli uni dagli altri, e quindi lavorare un po' insieme sul brano della Genesi, del capitolo 4, la storia di Caino e Abele. Questa non so se l'avete ripresa recentemente, una cosa che avete sotto mano, un'idea? Ce l'abbiamo sotto mano? Sì, nel senso come sì. Cioè, ci avete lavorato anche come gruppi? No, sui gruppi no. No, ok. No. Allora, proverei a ripartire insieme a voi da lì, perché un po' queste grandi narrazioni che alla fine sono quelle che sono collocate nella Genesi, un po' sapete che la Genesi viene scritta alla fine, no? Non è come l'introduzione delle tesi, no? Si scrive quando abbiamo scritto tutto il resto, perché lì dentro ci mettiamo, diciamo, gli avvertimenti fondamentali che, diciamo, su queste cose qua proprio bisogna capirsi e bisogna dirsene, perché altrimenti ci scappano sotto il naso in un modo che ecco, ci sembra sorprendente e in realtà poi facciamo un po' di disastri. Ce ne sono due di grandi narrazioni, la prima è la vicenda di Adamo ed Eva, la seconda che parla appunto dei muri è questa di Caino e Abele, che è un primo grande racconto di separazione sostanzialmente. Lo proverei a rileggere con voi in prospettiva antropologica proprio per andare sulle domande che avete un po' messo a fuoco. Quindi questo è un po' quello che vi propongo in questa retta, ecco, avendo una qualche traccia. Partirei però con una cosa che di solito è abbastanza divertente fare, dopo capirete anche il senso che ha, e cioè proviamo a capire quello che insieme con la nostra memoria condivisa riusciamo a ricostruire di quel racconto, senza averlo sotto mano, senza così avere il brano della scrittura, ma provando a dire che cosa ci ricordiamo, qual è la nostra memoria. Credo che un po' Raul vi ha fatto lavorare anche sulla memoria, vi ha detto qualcosa su questo. Prendersi a stile dal gioco. Sì, certo. Diciamo, chi ha le mani in pasta, come diceva il nostro assistente, non partecipa. Proviamo a fare questa cosa, dopo vedrete il senso. Senza. Le memorie sono cose personali, non sono cose che siamo device spente. Da dove parte questo racconto? Proviamo a ricostruire proprio quello che sta scritto lì nel capitolo 4, i versetti sono dal 9 al 17, quindi abbiamo abbastanza tempo. Ma il buon fratello è Caino. Quindi cosa scriviamo? Ci sono due fratelli. Perfetto. Ci sono Caino e Maggiore. Due fratelli. Un po' bellissimi. Uno fa il pastore, diciamo, coltiva la caccia per l'agricoltore. Allora, uno fa il pastore. E la vera fa il pastore. Avere. Uno fa il pastore. Avere. Coltiva la caccia. Zappa la sede. E l'altro? Zappa la terra. Guardaci. Whatsapp la terra. Whatsapp la terra. Bene, questo. Poi. Abele va tutto bene, a Caino va tutto male. Bravo. Abele va tutto bene, a Caino va tutto male. Come diceva ieri, quando le cose vanno bene. Quando ci sono le risorse, non ci sono problemi. E Abele ho fatto sacrifici. Abele ho fatto. Abele va tutto bene. Allora, e non gli costa tanto compiere i sacrifici. Allora, avete fatto e primo porta la carne e l'altro ma sono della tipo di avere il testo molto rispettato, ma sono io che sono poi
offre le cose migliori. Beh, offre gli agnelli e carino, offre le primizie della terra. Offre le cose migliori, cioè gli agnelli. Mettiamo così, no, dovete essere d'accordo voi, le muore con le pietre. Le cose migliori o gli agnelli migliori? Noi crediamo in te. E Caino? Le predizioni della terra. E Caino? Non ce la può stare tranquilla, vita solo. E Caino cosa offre? Non ha le predizioni della terra. Offre le predizioni della terra. Ma? Un momento, lo puoi battere l'altro. E io una tendenza per no, perché quando nella prossima liturgia capiterà questo brano della lettura, sarà questo che infilate il messale del massimo perché lo legga la domenica, perché era quello che stiamo dicendo, no, è scritto, vai, quindi, ma, c'era un male, ma, Caino è Germano, no, ma l'inferno doveva non più avere d'accordo su questo? Vabbè, io direi di togliere il ma. Ma senso che... Ah, senso che... Perché se no lei e Dio preferisce, i gradisce di più le offerte della vita. Quindi senza ma... senza ma, Dio gradisce di più le offerte. Quando gli va bene tutto è anche facile. No, ma io faccio una domanda, chiedevo una cosa. Ti chiedevo, avere, non aveva anche un'indole più buona, più aperta, il carino era un pochino. Visto la situazione. Non so se vogliamo stare. Se vogliamo stare più fare tu anche a portare. No, però se non la scriviamo. Niente. No, questo è quello che noi ci dobbiamo. Dobbiamo mettere quello che ci ricordiamo. Anche questo è un ricordo, eh. Cioè che questo sì. No, se in qualche modo ci viene in mente che Caino però, era un tipo. Se Dio gradiva più di questo che quell'altro, questo. Oh, aspetta lui. Era un ultimo. Era un ultimo. No, niente. Cosa mettiamo allora? Mettiamo un tratto di questo tipo anche? Come lo pronunciamo? Qual era la formulazione? Era bene, avevo capito la ragione. Allora, il ricordo popolare è così, va bene. Va bene? Sì. Era più sull'albero. Era più sull'albero. L'altro si rosegava un po' di più. E invece era lunato, diciamo Caino era lunato. Caino era lunato. Beh, è un po' diversa come idea, non è la mia. No, non è un dato, come si può dire di carino, ma io ero... No, sarà... Io ero sentimento, assoluto. Era astioso. Cioè, voglio dire... Vabbè, carino era astioso, mettiamolo pure così. Era non era tanto serio. Abbiamo letto la dica di bambini. E non tanto serio, più si sospende la bene anche. Però, non tanto serio, usare un po' di compassione. E poi? Poi cosa succede? Caino era lo studio a bene. Capo di Caino e lucide. Se non c'è di un attimo uccide. Geloso. Chi? E lo uccide. Ma sono persi. Non ho fatto la fotografia del protagonista. A un certo punto c'era un po' di dramma nella questione. C'era un pelino. C'era una suspense che si sfuggì un attimo. Allora, più o meno, però dai. Quindi giriamo la pagina, andiamo veloci. Ma bella energia. Non uccidere. No, insomma. Ecco, quasi la forma un
la forma breve per uccidere. No. E non ci sono. Era giusto. Era giusto. Era giusto. Poi? Fine della storia. No. No, perché se forse questo direbbe brava. Poi
Allora, perché voi mollate anche l'ora? Voi no, che orario avete? Fino alle 6, quando puoi tu. No, va bene, quindi abbiamo un po' di tempo per... Ecco, questo sarebbe come traccia, dopo ci discutiamo un po'. Allora, perché vi faccio fare questo esercizio di memoria? Perché, scusate, mi sto un po' stendendo. Perché ricordare la storia, come un po' ha fatto ieri Raul con voi, no? Significa misurarsi su quello che ci è rimasto dentro, e quello che ci è rimasto dentro non sempre corrisponde ai fatti. E se ci fate caso, uno dei motivi principali per cui noi ci separiamo, tiriamo su dei muri rispetto ad altri, è perché il modo con cui noi ricordiamo degli eventi che abbiamo condiviso realmente è diverso. Perché uno ricorda una versione dei fatti, un altro ne ricorda un'altra, eppure eravamo insieme. Allora, il primo esercizio da fare, si può fare con qualunque test, ma questo ci serve perché è quello su cui lavoriamo anche, no? Proprio questo, rendersi conto che quando si comincia a parlare di muri di divisione, tutto inizia sempre sulle nostre memorie, inizia su quello che noi ci portiamo dentro, dei vissuti che realmente abbiamo condiviso, ma che abbiamo interpretato tutti in maniera un po' diversa, perché l'attenzione di ciascuno si è fermata più su un aspetto che su un altro. E abbiamo bilanciato diversamente. Era interessante questa cosa, poi vediamo cosa dice il testo, no? I profili, Abele era più solare, Carino era più astioso, no? Ha reso in maniera diversa. Perché a qualcuno rimane in mente questo e ad altri non è venuto in mente? Come facciamo a dire perché? Ecco, eppure è così. Quanto pesa il fatto che rispetto a una persona che abbiamo incontrato, noi ce la ricordiamo solare o ce la ricordiamo astiosa? Quanto pesa nel modo in cui ci rapporteremo a questa persona. Questo incide molto sul modo in cui noi interpreteremo le cose che ci dirà. Queste sono tutte cose che generano delle aspettative, no? Eppure sono memorie che noi portiamo dentro e che non sempre rispecchiano quello che realmente è stato il nostro incontro. Allora, passiamo di qua, adesso pian piano ci confrontiamo un po' sul testo reale, sia per capire la differenza, sia per capire che questo testo ci parla esattamente di queste cose. Cioè ci aiuta a capire, o vorrebbe aiutarci a capire, com'è che nascono le prospettive diverse sulle stesse cose, perché è inevitabile che emergano queste diverse prospettive, e come accade alle volte che diventino dei muri che ci portano addirittura qui, no? Ci portano ad uccidere il fratello, o almeno a desiderare di non averlo più fra i piedi. E il percorso che poi ci aspetta quando qualche cosa accade nella vita, perché questo è un brano che ci parla di qualcosa che succede, non qualcosa che sta solo nella nostra testa, qualcosa che inizia dentro di noi, che pian piano divide, ma che non divide solo dentro, divide anche fuori. E poi noi siamo lì con i cocci e il nostro problema è esattamente com'è che facciamo a mettere insieme le cose. E questo brano è interessante perché ci parla di una rottura che non si fa, non è che si riporta in vita il fratello, eh? Eppure la storia procede, c'è una storia che va avanti, e qui anche nella nostra memoria l'abbiamo già riconosciuto, no? C'è questo dialogo, succedono delle cose, Caino fa altro, no? È già un'intuizione, soltanto nella comprensione generale che abbiamo del brano, che si parte da un certo punto e si arriva a una cosa diversa, si passa per qualcosa di drammatico che non è la fine della storia, è qualcosa attraverso cui noi passiamo, proprio per riuscire a fare anche dei passi avanti. Vedete che è un po' questa linea dei muri, no? Come nascono, come si affrontano, come si superano, sta tutta in questo brano. Allora proviamo a vedere. Ecco, perfetto. Questo possiamo già averlo tutti a disposizione, così adesso seguiamo proprio, se volete lo facciamo dire prima a memoria, ad un massimo che... Ma... Hai dato un video, guarda. No, ma è bella questa idea. Allora, dovrebbe essercene per tutti. Questo è un brano, lo leggiamo adesso insieme pian piano, perché va letto con, individuando un po' le sezioni che ha questo brano, perché lavorano su tutta questa roba qua. Tanto potete già guardare almeno così, al volo, dove la memoria c'è e dove non c'è. Facciamo come se quel brano lì fosse la memoria di Dio, quindi quella che, insomma, così sono andate le cose. E noi com'è che se la ricordiamo? Allora, però ho fatto i conti male, manca una, riuscite a vedere sì? Qualcuno fa memoria. Bene,
è la nostra memoria. No, non è vero. Leggiamolo insieme adesso e cominciamo a studiarlo un po' questo brano. Intanto vi invito a guardare il primo versetto, quello che non è annotato con l'ombretto. Adamo conobbe Eva, sua moglie, che concepì e partorì Caino, e disse poi: acquistato un uomo grazie al Signore. Guardate il versetto 17 adesso, l'inizio. Ora Caino conobbe sua moglie, che concepì e partorì Enoch. Ma questa tecnicamente si chiama un'inclusione nel lessico biblico, cioè significa che una cornice, cioè una cosa che troviamo all'inizio, la troviamo anche alla fine. E vedete che tutto questo racconto è in una cornice che parla di vita. Questa è la cosa sorprendente iniziale, no? Per noi è un racconto che parla di morte, parla di uccisione, ma l'autore biblico l'ha concepito come un racconto che in realtà vuole mostrarci come si ritorna alla vita, no? Dopo essersi divisi. E quindi se si parte con la vita che nasce, la chiusura è anche la vita riparte. In mezzo c'è quello che un po' conosciamo. Allora, così affrontiamo un po' pezzo a pezzo, così tanto per darci sempre qualche spunto. C'è questa esclamazione: ho acquistato un uomo grazie al Signore, ho guadagnato un uomo, le traduzioni possono essere un po' diverse. È il primogenito in fin dei conti, no? Quando se avete un po' memoria di questo, per chi ha avuto figli, per chi ha la memoria di fratelli che sono nati, altre cose, c'è una grande festa quando c'è una nascita, solitamente, no? E quindi noi diciamo: vabbè, sono sempre un po' sobri, non avevo, però almeno Eva dice: ho acquistato un uomo grazie al Signore. Viene letta come un'espressione, insomma, che bello, no? Che bello. E Abele? Cosa diceva a proposito di Abele? Non dice niente. E questo dice già due posizioni diverse, no? È un primo modo di leggere le cose che ci dice: grande festa per Caino, Abele arriva, non si dice nulla. Si dice che Abele, sapete che ecco questo nome, un nome particolare, viene da Hebel, che significa soffio, ed è il soffio che si ferma per esempio su una lastra di vetro d'inverno, no? Il nostro alito, che si ferma lì, si vede per un attimo e dopo sparisce. È la stessa radice che usa il testo del Coelho, no? Vanità di vanità, ecco, tutto è vanità. Questo è sempre Hebel, è sempre la stessa cosa, no? Cose che passano molto rapidamente. È come dire che già nel nome di questa persona c'è scritto questa sua storia, no? Essere uno che passa, che quasi non ci accorgiamo nella storia che è passato. Guardate però la prospettiva, provate a immaginare la cosa quasi come se fosse la scena di un film. Allora, la camera sul primo scorcio, che abbiamo? Adamo e Eva, siamo un po' dall'alto, no? Cioè, come uno sguardo da nessun luogo, no? Vediamo, stiamo sorvolando. Poi partorì ancora Abele suo fratello. Chi comincia a essere protagonista qui? Caino. È Caino. Da qui in poi, con questo passaggio molto, molto stretto, l'autore sta spostando la camera, no? La sta posizionando dall'altra parte. Ci sta dicendo che adesso non siamo più a guardare la cosa da sopra, no? Ma adesso pian piano ci porta dentro la prospettiva del primo figlio, che vede un altro che arriva e che è suo fratello. Qui c'è quello che sta vedendo un altro, che è diverso, che non sono più io, e che cambia anche me. Perché io divento fratello quando arriva lui, prima non ero fratello. Quindi questo ingresso di Abele è un ingresso che viene visto per quello che sta cambiando nella storia di Caino, non così come se noi stessimo fuori e guardiamo lo spettatore della storia. Ecco perché questo passaggio qui è molto importante, ci mostra come pian piano noi dobbiamo sempre tenere presente che siamo noi che costruiamo una prospettiva sulle cose che ci accadono nella vita. E da qui si comincia a prendere la prospettiva di Caino, non più, ripeto, quella netta, ma siamo in una prospettiva specifica. Ora, Abele era pastore di greggi, mentre Caino era lavoratore del suolo. Qui ci siamo, uno fa il pastore, l'altro zappa la terra, è diciamo, una traduzione un po' diversa, ma qui siamo proprio precisi. Mestieri diversi? Sì, vite diverse. Vite diverse. Non so qual è la vostra esperienza di famiglia, però ecco, se qualcuno ha fratelli e sorelle o se ha figli,
nati nella stessa famiglia, stessi genitori anche, completamente diversi. E uno dice, ma com'è? Io ho tre, no? Caterina più grande, poi c'è Sara, Tommaso, pochi anni di differenza, 2 anni di differenza, nascono, stessa famiglia, vivono insieme, diciamo le stesse cose, eppure completamente diversi. Greggi, no, è dall'altra parte, non che coltiva. È il modo di dire la grandissima diversità. Non è tanto il mestiere, forse anche la diversità di cultura, perché pensate che chi coltiva sta fermo lì, no? Ha un certo tipo di relazione con gli altri che sta fermo, perché so che devo aiutare quello che sta vicino, perché domani mi aiuta lui, se devo tirare su roba dalla terra, beh, o ci aiutiamo in due, oppure non si va avanti, non si vive insieme. Chi invece ha una cultura che non è stanziale, ma è nomade, beh, insomma, sì, se ci incrociamo ci studiamo un po', no? Se riusciamo a fare qualcosa assieme bene, ma poi io per le mie, per le tue. Se andate ancora oggi anche sulle nostre coste, la cultura di pesca è così. Anche i pescatori sono cacciatori, non si pesca insieme. Ciascuno pesca per conto proprio. Dopo trattiamo sul prezzo dei pesci, ma non è che stiamo lì ad aiutarci. Quindi sono proprio due modi diversi di vivere la vita. Questa è la fotografia, e Caino lo riconosce. Caino riconosce innanzitutto una diversità, e questa diversità è una provocazione, perché è una diversità che occupa il suo spazio. Prima lo spazio era tutto suo, adesso c'è un altro che è diverso. E questo diverso non solo è diverso, ma è anche fratello, cioè siamo legati in qualche modo. E questo legame facciamo fatica a capirlo, perché all'inizio quello che capiamo è che siamo diversi. Questo è quello che capiamo. Non è, vedete la sequenza che ci pone questo brano. Non è che ci vogliamo bene prima. Prima cosa che capiamo è che siamo diversi. Con la fraternità nasce la diversità, e viceversa. Nascono insieme queste due cose. E quindi anche quei muri che nascono da un'attesa che è di fraternità, ma non si parte mai da lì. Si parte proprio dal vedere l'altro che è tutto altro dalla mia vita. Sempre l'invito a vederlo, a pensarlo nelle relazioni che noi vediamo, le più intime. Le più domestiche, quelle proprio con i nostri parenti. Pensate quante divisioni sono nelle nostre famiglie, perché siamo diversi proprio, no? Eppure papà è lo stesso, mamma è la stessa, sì, però io come fratello non ci parlo più da un sacco di tempo, perché proprio non ci parliamo, di vite diverse. Se avete parlo ci andiamo. Non sarebbe una brutta idea. Uno dovrebbe essere il... uno di due, e tu arrangiati ad accendere, che tanto vediamo se succede qualcosa. 26 gradi no. E come oh, modello no, noi non abbiamo condizionato la casa, è un male acqua di casa, qualcosa c'è. Bene, mentre Dario in testa. Sì, non vedo, ma sono un troio di qui dietro, tanto ho tutti i capelli che mi proteggono. Siamo appena al versetto 3, dopo viaggiamo un po' più veloci, è proprio per capire che questi brani hanno bisogno di una lettura antropologica. Se noi non li caliamo con quella che è la nostra esperienza, non capiamo quello che ci dicono rispetto a questi brani. Ma posso interrompere? Sì. Però già le prime righe mi viene da dire, perché è Caino che ammazza Abele se con la sua cultura di lavoratore della terra dovrebbe essere quello che collabora con gli altri, dovrebbe essere quello più aperto, mentre l'altro... nomade, deve essere quello che se ne frega, deve essere. Perché? Questa la scrittura non ce lo dice. Noi abbiamo in mente che sono queste diverse religioni. Non gli interessa. Ma ci dice soltanto che il punto da cui si parte è la diversità. Cioè la diversità che ci fa problema. Non possiamo far finta che questo non sia un problema per noi. Questo ci fa fotografare, no? E anche se sappiamo che abbiamo bisogno degli altri, ma questa cosa qua ce la portiamo dentro, il punto da cui si parte. Proviamo ad andare avanti, dopo magari così diamo anche un pezzo Enrico anche questa risposta a questo. Trascorso del tempo è una notazione che è apparentemente inutile, no? Perché non si può andare avanti raccontando subito. Invece, trascorso del tempo, Caino presentò dei frutti del suolo come offerta al Signore. Questo trascorso del tempo ci dice che Caino ha il primo ingresso è quello, lui è diverso, no? È un altro. E con questo pensiero della diversità, Caino va avanti con un sacco di tempo. Per lui è sempre stato diverso, finché non accadono anche queste cose.
Quindi la dominante del suo modo di leggere il rapporto con l'altro è questa, è una diversità che è altra rispetto a me, che ha occupato i suoi spazi, ha occupato il mio spazio nel cuore dei miei genitori, nel cuore delle persone che mi hanno messo al mondo, e questo è il suo fratello. Per tanto tempo questo è un pensiero che cova dentro di noi. E quello che succede è che Caino presenta dei frutti del suolo come offerta al Signore. Noi abbiamo detto ad Abele va tutto bene, a Caino va tutto male. In casa la cultura successiva. Qui siamo entrati esattamente nello sguardo di Caino, vedete? La scrittura non ce lo dice, ma possiamo benissimo capire come lavora, proprio perché l'abbiamo scritto noi, no? Cioè lo sguardo di chi dice, ma guarda un po', cioè a quello lì, no, che va in giro, va a caccia, eccetera, oppure va, scusate, è un pastore in questo caso, e se ne sta là tutto il giorno, fanno tutte le bestie, il lavoro, lui cosa deve fare? No, guarda come va bene a lui la vita. Vedete, questa dinamica è quella che ci visita sempre. Quando vediamo l'altro, non solo è diverso, ma il nostro pensiero è guarda come gli vanno bene le cose. Quelli a cui vanno peggio le cose non le vediamo mai. Questa è un'altra dinamica proprio molto... L'erba del vicino è sempre più verde, non c'è verso. Dopo possiamo anche metabolizzare il fatto che non è proprio così, ma il primo pensiero sta lì. Allora questo pensiero qua ci sta qui dentro, no? Ed è interessante che venga fuori dalla nostra ricostruzione. Vuol dire che, ecco, stiamo entrando in quello sguardo. Presentò frutti del suolo come offerta, mentre Abele presentò a sua volta primogeniti del suo gregge e il loro grasso. Fin qui può sembrare solo una fotografia, no? Guardate poi però, il Signore gradì Abele la sua offerta, ma non gradì Caino la sua offerta. E qui l'abbiamo detto, no? Abele offrì gli agnelli migliori e Caino offre le primizie della terra. Qui abbiamo un po' oscillato, no? Perché c'era stata un po' quella memoria che dice, beh, Caino offre insomma la roba di terza mano, no? E quindi per questo il Signore si incarna. No, dice, cioè, Abele mi offre i primogeniti, tu mi offri le schifezze, è chiaro che dopo... ma in realtà la scrittura non dice questo, non dice questo. È un'interpolazione che noi abbiamo fatto perché ci sono altri brani della scrittura che dicono il Signore gradisce chi offre le primizie, ma il Signore non gradisce chi offre invece, no? Ma questo non sta scritto qui, sta scritto da altre parti. E noi, così, facendo un collage di pezzi della scrittura, ci siamo spesso immaginati che appunto Caino è un malvagio in qualche modo, no? Che Caino ha fatto il furbo. E quindi, vedete, la nostra mentalità meritocratica, se ha fatto il furbo, è chiaro che allora il Signore non guarda quello che lui ha fatto, perché il Signore ci guarda se siamo bravi, se non siamo bravi non ci guarda mica, no? O no? È così che funziona, giusto? Sì, forse. La nostra meritocrazia, no? È la nostra idea di salvezza. La nostra idea è che il Signore ci guarda e ci facciamo bravi, ma se invece ci comportiamo male, il Signore insomma si volta dall'altra parte. Che è un po' il contrario del Vangelo, questa cosa, però noi ce la portiamo dentro questa lettura, no? Ed è la lettura che ancora una volta viene fuori qui da Caino. I fatti sono fatti. Uno presenta i frutti del suolo, no? Quello che ha coltivato frutti del suolo, appunto, né buoni né cattivi, presenta la sua vita, niente altro, così com'è. E l'altro presenta la sua vita, diversa. Primogeniti del gregge. È molto bello il passaggio della scrittura che dice gradì, no? In realtà non è gradì, la traduzione corretta sarebbe guardò, no? E quel non gradì letteralmente è guardò meno, non è non guardò. Per capire questo tipo di gioco che crea la scrittura, almeno a me viene sempre in mente quello che fanno i miei figli. E cioè quando arrivo a casa, sapete che lavoro a Padova, quindi non sto a Trieste, ritorno, valigie, tutto, no? Dopo un ciclo settimanale, dopo 3 giorni che sono via, arrivano tutti e 3, arriva uno che mostra, papà ho fatto il disegno, arriva, ho preso 10 nel tema, no? Allora papà che arriva, stanco morto, guarda e dice, ah che bello, e dopo l'altro prova, ah sì, bene, bene, no? Questo è guardò e non guardò. Che per me è identico, eh? Cioè, per me che arrivo, bene, bene il 10, bene il disegno, bene tutto, questo come lo vedo io. Ma come lo vedono loro? Come lo vedono loro è, papà ha guardato le mie cose, papà non ha guardato le mie cose.
Questo è quello che vedo, ma è loro sguardo. E noi qui ricordiamoci che siamo nello sguardo di Caino, non nello sguardo di Dio, siamo nello sguardo di Caino. Quindi qui il brano ci sta dicendo, guarda come in una comprensione dell'altro che è diverso, pian piano si infilano queste dinamiche. Pian piano, quando ci presentiamo anche nel nostro modo di rendere culto, nel nostro modo di stare davanti al Signore, nel nostro modo di fare il punto sulla vita, quello che succede è che guardiamo l'altro e davanti a chi siamo per fare il punto ci sembra che l'altro sia più in alto di noi, che nelle relazioni sia più importante. Allora la diversità non è più diversità, ma comincia a diventare squilibrio, comincia a diventare squilibrio. Ecco il muro che pian piano comincia a salire. Perché? Perché immagino di aver subito un torto. Se vado da papà e non guardo le mie cose come ho guardato gli altri, papà come sono torto nei miei riguardi. Perché? Perché ho dovuto guardare meno quello che ho fatto io. Era via. Non è che ho fatto cose peggiori rispetto a mia sorella o a mio fratello. Allora tutta sta roba qui comincia a lavorare dentro. E vedete che papà non c'entra niente qui, non è il suo sguardo che stiamo vedendo, ripeto, lo sguardo come matura dentro di noi quando facciamo il punto sulla vita e ci sembra di aver subito un torto e ci sembra che questo torto si misura sull'altro che abbiamo accanto. Lui ha ricevuto ingiustamente più di me. Ecco i nostri mattoni che cominciano. E guardate che questa roba qua ci separa anzitutto dall'altro, non ci separa anzitutto dal papà. Perché noi continueremo a fare alcune cose che in qualche modo attirino l'attenzione di papà. Ma intanto quello che abbiamo tirato su è esattamente questo astio, no? Rispetto all'altro che sta accanto a noi, che invece non c'entra assolutamente nulla con questa faccenda. Non c'entra niente. Così nascono un po' queste dinamiche. E Caino ne fu molto irritato e il suo volto era abbattuto. Ecco, il volto abbattuto era il viso basso, quando uno sta così, no? È un po' questa immagine di mio figlio che quando gli dite qualcosa che non va, testa bassa, se bisogna uscire di casa, non solo del testa bassa, ma sono muoviti che è tardi. Muoviti! E avanti così, no? E lì proprio lì salta tutto, no? Perché non c'è verso. È capitato qualche cosa che magari non ci spieghiamo bene, però è capitato. Però è capitato. E Caino è così. Allora il Signore dice a Caino, no? Tipo, papà, ma scusa, che c'hai, no? Spiega, no? Cosa è successo? Perché sei irritato? Perché hai battuto il tuo volto? Se agisci bene, non dovresti forse tenerlo alto. Ma se non agisci bene, il peccato è accovacciato alla tua porta. Verso di te il suo istinto e tu lo dominerai. Frasi molto, molto difficili da capire, anche la resa in traduzione è molto diversa, ce ne sono diverse rese possibili, non rimango su questo, ma perché qui l'autore proprio ha creato un movimento difficile da spiegare, perché sono difficili i pensieri che avvertiamo dentro di noi quando ci rendiamo conto che qualcosa non sta funzionando nella relazione né con il papà o con chi è, né con il nostro vicino diverso, i nostri pensieri sono ingabugliati. Sono contraddittori e sono di questo tipo, no? Ma perché mi sto arrabbiando? Cioè, veramente è sensato, no? Il motivo per cui questo comincia a non sopportarlo più? E tante cose noi ce le diciamo, no? Diciamo, no, cioè, guarda che no, effettivamente sta roba la stai un po' sovradimensionando, no? E puoi vederla anche diversamente, no? Vedi che questa è una deriva che puoi prendere, no? Il peccato è accovacciato alla porta, ci rendiamo conto che c'è qualcosa che sta lì, no? All'uscita della porta, su cui possiamo inciampare, però non riusciamo a farci conto fino in fondo, non riusciamo a farci conto fino in fondo. Questo è tutto un pensiero che in qualche modo si sta cominciando a materializzare dentro la prospettiva di Caino, che se le fa e se le dice, potremmo dire, no? Immagina addirittura quello che può essere il pensiero di Dio, come noi. Ci capita anche questo, ci capita di dire vabbè adesso sta cosa qui la sto facendo, forse non è proprio il massimo, insomma dovrei andare a confessarmi, no? E dopo ci viene anche un certo fastidio, no? Per dire insomma, cioè se Dio cosa si intromette nella mia vita, Dio mi vuole fare questo, quello, quell'altro, è stato mi dà proprio fastidio, cioè cosa ci posso fare, non è così? Ecco, provate a vedere se ritrovate un po' questa dinamica, no? Nelle relazioni che cominciano a diventare separate. Ma se notate qui,
non è successo ancora niente fra i due. Tutta sta roba qua è tutta dentro Caino, tutto dentro Caino. E poi bellissimo, bellissimo, è molto interessante questo versetto 8, noi qui andiamo avanti. Caino era geloso di Abele e lo uccide, molto breve, ecco. Ma anche il testo qui è breve, vedete, dice Caino parlò al fratello Abele. La traduzione corretta del testo sarebbe Caino disse al fratello Abele. Poi, se andate a vedere la versione del 1974 della CEI, che riporta un altro tipo di codice, diceva Caino disse al fratello Abele, due punti aperte virgolette, andiamo in campagna. Mentre era in campagna, Caino alzò la mano contro il fratello e lo uccise. Qui c'è un classico gioco invece, sempre dell'autore antico, che non dice Caino parlò, ma Caino disse al fratello Abele e non ci dice cosa disse. Ovviamente i copisti, quando cominciavano a tradurre queste cose, dice Caino disse al fratello Abele. Cosa gli disse? Non sta scritto. E cosa gli hanno detto? Gli hanno detto andiamo in campagna, cosa volete? E se hanno scritto andiamo in campagna. Scusate, no, se dopo si trovano in campagna, almeno questo gli avrà detto, no? Invece il testo originale non riporta questa cosa, solo alcuni codici ce l'hanno. Finisce lì. Disse al fratello Abele. Cosa ha detto? Non lo sappiamo. Non lo sappiamo, e quello che noi sappiamo è che probabilmente, questo vuol dirci il testo, Caino non trova le parole. Caino non trova parole. Caino non riesce a dare parola a tutto questo groviglio che ha dentro e che è maturato nel tempo, è maturato dentro di lui. Non ne ha parlato mai con Abele, ma Abele è rimasto lì a rappresentare tutto questo problema. Non riesce a parlare con lui. E proprio perché non trova le parole, il sostituto è la violenza. Quando noi non riusciamo ad articolare in parola i nostri grovigli dentro, quello che succede è che alziamo le mani. Magari alziamo la voce, alziamo le mani fino a queste cose qua. Allora, in questo passaggio molto stretto, la scrittura ci dice che il muro che sale, che ci porta anche a cose molto molto drammatiche, ha questa evoluzione. Nasce dentro, nasce perché vediamo la diversità, e in questa diversità pian piano la cominciamo ad avvertire come un torto nei nostri riguardi, ci sentiamo derubati di qualcosa, e con questa percezione di essere derubati noi incontriamo gli altri, e quando li incontriamo con questa prospettiva il muro è già bello alto, e molto spesso non riusciamo più neanche a spiegarci, a spiegare agli altri perché li stiamo guardando in questo modo. E dopodiché quello che accade fra di noi è che volano parole grosse e magari anche qualche cosa di più. Questo è l'arrivo, no, il centro di questo brano, che ci dice dove collassiamo e dove il muro diventa una separazione che fa sì che poi noi non ci vediamo più con quella persona. Abele da qui esce di scena, no? Esce completamente di scena. Cosa succede poi? Allora, vedete che qui comincia ad esserci qualcosa che prima non c'era, perché qui comincia ad esserci un dialogo. Osservate che siamo al versetto 9, siamo su 17 versetti, quindi siamo grosso modo a metà, e tutti gli eventi di per sé si consumano nella prima metà. La seconda parte è tutto dialogo. Quello che sta facendo Dio in questo momento è esattamente tenere in parola Caino, cioè forzare Caino a non chiudersi, ma a dare parola a quello che è successo. Questo è l'unico modo attraverso cui Dio in qualche modo riesce a fare in modo che questo figlio non collassi anche lui nel male che ha compiuto, ma riesca pian piano a uscire da questa prospettiva del muro, riesca a rivedere quello che è accaduto e a ritrovare quella prospettiva di vita. Adesso stiamo ancora un po' su questo dialogo, ma qui c'è un cambio di passo, no? Prima c'è soltanto questa parola che risuona dentro Caino, ma non c'è un vero dialogo. Vedete che non c'è una risposta. Caino non risponde, perché qui siamo ancora tutto nella sua prospettiva, dal suo punto di vista. Adesso di nuovo noi usciamo da quella prospettiva lì e ci riportiamo sullo sguardo con la camera un po' che sta fuori e vediamo un movimento lui. Allora Caino, Dio chiede a Caino dove è il suo fratello, no? E vedete che è molto bello qui, la memoria è corretta, dov'è Abele, virgola, tuo fratello. Questo è su due parole, no? Cioè è il richiamo ancora una volta alla fraternità, quindi mette davanti Caino queste cose.
Se ricordate il brano precedente della narrazione di Genesi 3, quando succede tutto il patatrac con Adamo e Eva, eccetera, eccetera, qual è la prima domanda? Qual è la prima domanda che Dio rivolge agli uomini da Medea? Vi ricordate? Qual è? Dove sei? Non cosa hai fatto, eh? Dove sei? Dove sei? E anche qui la prima domanda è sempre: dove sei? Dov'è? Dov'è il tuo fratello? E quindi fai il punto sulla posizione. Questa è la prima grande domanda, no? Non è mai una domanda morale, la prima. Sempre una domanda esistenziale: dove sei? Quindi riprenditi un attimo. Questo è un po' il segno che dice: da qui in poi c'è un ritornare alle radici. E infatti Caino risponde: non lo so, non lo so. Dov'è tuo fratello? Vuol dire anche appunto dove sei tu? Non lo so, non lo so. Sono forse io il custode di mio fratello? Allora, questo è un altro modo, questo tema della custodia è interessante, perché non è soltanto dire non solo non so dove lui, ma non so neanche tu che ruolo hai nella mia vita. Perché in qualche modo tu che mi stai interpellando dovresti essere tu il custode. Non lo sono io, che ho a che fare con lui e che ho a che fare con te. Questo è un modo attraverso cui l'autore ci dice che Caino si trova in una situazione di isolamento relazionale proprio, deve appena ricostruire tutto, deve ricostruire tutto, perché con questo gesto qua tutta la sua capacità di stare in relazione è collassata, no? E da lì si riparte. E riprese allora, che hai fatto? Quindi vedete che il passaggio successivo, che non è più morale, ma è un passaggio che invita a ricostruire la memoria. Che cosa è successo? No? Com'è la memoria che avete fatto? Allora qui c'è un dialogo che comincia a ricostruire il passato, ma non immediatamente la ricerca di responsabilità, come diciamo noi, ma la ricerca di una ricostruzione della storia, di capire com'è che siamo arrivati lì, quindi cosa c'è stato nella mia vita, di che entità erano questi muri che ho creato, e quindi da qui si riparte, dal fare il punto su di dove sono. E in questo il Signore incalza, dice: la voce del sangue di tuo fratello grida a me dal suolo. E la traduzione è singolare, ma è l'unico punto in cui il sangue viene declinato al plurale nella scrittura. La voce dei sangui sarebbe tecnicamente. Come dire, tutte le generazioni che potevano nascere a tuo fratello non ci sono più. Sono tutte queste generazioni che gridano. Si apre da solo la porta, aspetta, magari solo qui, apriamo. E ancora una volta, sii maledetto, lontano dal suolo, che ha aperto la bocca per ricevere il sangue di tuo fratello della tua mano. Non è una profezia di quello che è accaduto, è la lettura di quello che ancora una volta Caino avverte dentro di sé, ma che inizialmente non riesce a trovare parole. È Caino che avverte questo fatto di una maledizione che sta in bocca. Ma non riusciva a dirselo, no, non riusciva a dirselo. Eccoli, eccoli. Voi fate quello che volete adesso. Venite a sentire una cosa assurda, fermate di là. Gelato la buona, no? Sì. No. Questa. Ancora, se andate avanti, quando lavorerai il suolo non ti darà più i suoi prodotti, ramingo e fuggiasco sarai sulla terra. Ecco, qui è la fotografia di una persona in fuga. Non è sempre una profezia di futuro, ma è ancora una volta la fotografia di quello che sta accadendo. Quando noi rompiamo con gli altri e tiriamo su un muro, siamo costantemente in fuga. Sono persone che cambiano strada, perché quando vedono un altro con cui hanno rotto, cambiano il marciapiede perché non vogliono incontrarlo. Questo è essere in fuga. Andiamo a cena, andiamo a una festa, ma c'è quell'altra persona? No, perché se c'è quello io non vengo. Sono le nostre fughe continue. E questo brano ci dice che il Signore comincia a mettere Caino davanti alle sue fughe, davanti alle sue strategie di evitamento dell'altro, del diverso, di tutti quelli con cui ha rotto. Ecco, questo è quello che sta accadendo. E Caino allora comincia a prendere finalmente coscienza. Vedete, ma io lo fai in questo dialogo. Troppo grande la mia colpa per ottenere perdono. Ecco, tu mi scacci oggi da questo suolo e dovrò nascondermi lontano da te, io sarò ramingo e foggiasco sulla terra, e chiunque mi incontrerà mi ucciderà. Vedete che c'è una ripetizione. Come dire, Caino sta prendendo lentamente coscienza,
il Signore gli dice sarai la mente fuggiasco, e Caino comincia a dire sì, questo sono io, questo sono io, sono la mente fuggiasco, sto davanti al mio problema, questo sta facendo il dialogo con il Signore. Quindi non lo sta caricando anzitutto di una responsabilità morale, attenzione, ma lo sta caricando della sua storia, cioè gli sta dicendo guarda quello che è accaduto, guarda quello che sei, fai i conti con quello che passa nella tua vita e impara a stare lì davanti, impara a dare il nome corretto alle cose che ti sono accadute, non scappare, non fuggire, guarda, guarda innanzitutto. E qui allora che uno comincia a capire la sua fragilità, chiunque mi incontrerà mi ucciderà. Che questa è la mia comprensione, no? Capisce che la sua vita, proprio perché è una vita che partiva dall'idea di fraternità, ma non la conta, la diversità è diventata il grande problema, su questo problema ha costruito la sua vicenda, tutto è collassato lì, al punto che ogni uomo è nemico, ogni uomo potrà fare lui quello che lui ha fatto il fratello, questo che lui comincia a vedere come stanno andando le relazioni umane. Ecco, poi c'è ancora questo brano che avete ricostruito, questo passaggio, il Signore dice chiunque ucciderà Caino subirà la vendetta 7 volte, proprio per dire ancora una volta che questa strategia, che quella di far fuori l'altro, ha una dinamica che è un vortice, in realtà non mette fine a nulla ma amplifica soltanto la sofferenza. Questa è la dinamica, ecco, del muro, la dinamica che ci separa, non è che così stiamo più riparati. Ma ogni volta che replichiamo questa cosa, ogni volta che replichiamo quell'uccisione lì, i muri si moltiplicano, non è che ne abbiamo, stiamo semplicemente più sicuri. E il Signore impone questo segno perché nessuno appunto tocchi Caino, nessuno incontrandolo lo colpisse, quasi a dire che appunto c'è una protezione che comunque arriva dal Signore. Lo sapete, qui è un tracciato che viene dalle usanze dell'epoca. Esistevano in antichità delle città in cui gli omicidi potevano trovare riparo e dove non era consentito uccidere, mentre se si trovavano in aperta campagna da altre parti era prevista proprio la figura della vendetta del sangue. Quindi se una persona era riconosciuta come un assassino, chiunque altro poteva ucciderlo e in questo modo vendicare l'uccisore. Ma esistevano dei modi in cui erano riparati. C'è un eco di questa tradizione, di questo brano, in cui dice è il Signore che preserva la vita, è il Signore che mette il segno, che non è l'essere in un posto, ma è dire la vita è sempre protetta. E Caino si allontanò dal Signore, è molto bella anche questa cosa qua, quello che fa Dio con lui è riportarlo davanti a se stesso, ma non è che gli sta appresso col fiato sul collo. Caino si allontana, Caino si allontana. È interessante questo intervento di Dio sul muro, è un intervento che ci mette davanti alle cose, ma non è che dopo sta lì a darci le istruzioni dettagliate per capire cosa che dobbiamo fare. Quello che succede è che Caino abitò nella regione di Nod, a oriente di Eden. Nod non è una regione, non esiste nessuna regione che corrisponde a questo nome, invece è la radice di un verbo che significa vagare, e quindi è un'enfasi che l'autore ha messo in questo passaggio per dire che Caino non abita dalla sua parte, non trova riposo. Caino continua a girare. E noi non sappiamo quanto gira Caino, non ce lo dice, sappiamo che sta a oriente, sta dall'altra parte, sta lontano dal Signore, non vuole ascoltare, probabilmente non lo sappiamo questo. Però anche qui, no? È indice di questi percorsi difficili quando ci chiediamo come si viene fuori dai muri. Ci vuole tempo. Ci vuole la comprensione di quello che è accaduto, vederlo il muro, chiamarlo per nome, stare davanti anche a quelli che sono i richiami interiori, ma per elaborarli ci vuole tanto tempo, tanto tempo. Caino vaga nel paese di Nod, questo è quello che noi sappiamo. Fino a un punto che noi non sappiamo quando accade, ma è questo, fino al punto in cui Caino, di nuovo, conosce sua moglie e concepisce Enoch, che dopo diventerà anche un costruttore di città, no? Quindi fino al punto in cui si riesce a elaborare questo muro che abbiamo costruito, si riesce in qualche modo a superare questo blocco della vita e si riparte e di nuovo la vita riprende. Questa è la vocazione della vita che viene un po' proposta in questi brani. Allora, quello abbiamo ancora visto, no? Eravamo precisi su queste cose, tutti ne potranno uccidere, nessuno tocchi Caino, gli impone un segno e Caino se ne va e fonda delle città. Questo andarsene è molto interessante, no? È un percorso lungo.
Allora, per chiudere così con qualche spunto, ce l'abbiamo fatto, scusate. 5:25. Oh, ecco, allora, 5 minuti di così, per tirare il filo un po' antropologico come riassunto finale. Beh, sono resistito, ho fatto il caldo. No, non sono stato in Italia. Cosa c'era? Diceva che sei stato in Italia e sì. Sì, siete abbastanza cattolici, sì. Vi tenete come tutti abbastanza a distanza di sicurezza dalla scrittura, e così è, però insomma. Per non esagerare. No, perché non esageriamo, insomma. Quando si diceva che i cattolici hanno tanto rispetto per la scrittura che non la toccano neanche con il dito. No, no, ma è una buona ricostruzione. Poi potrei darvi le ricostruzioni che facciamo anche in università con gli studenti, lavoriamo su queste cose, viene fuori in tutto. È divertentissimo. Così, tanto per darvi, potremmo ricostruire per esempio quello che è accaduto sul Monte Sinai, no? Con le tavole della legge. Abbiamo fatto la memoria che avevano 60 persone in aula e che mentre Mosè era sul monte, tutti gli altri banchettavano attorno al maialino d'oro. Perché si fa una banchetta, però vuole così, no? Se c'è un banchetto, scusate. Quindi siamo messi super bene, qua, tranquilli. E ho il sospetto che fra i 60 ci fossero anche diversi educatori CR. Ecco, mettiamola così. No, no, ma non è. Tiriamo un po' così qualche spunto, no? Potevamo scegliere vedere insieme altre cose, come pareva che un brano compiuto potesse aiutarci perché ci mostra un prototipo, ecco, di quello che succede nelle separazioni. Primo elemento, allora, la diversità. La scrittura ci aiuta a capire, scordiamoci il fatto che tutto comincia bene. La fraternità è una vocazione, apparentemente è un punto di partenza, eh? Abele è suo fratello, apparentemente si parte di lì. Ma tutto il brano, quando ci comincia a mostrare lo sguardo di Caino, ci dice che quello che noi vediamo è diverso, non vediamo il fratello. Quindi la fraternità ha voglia, ha voglia. Ecco. È un'esigenza che abbiamo, ma dall'altra parte è proprio la cosa che dobbiamo guadagnare, anche se nasciamo fratelli. Quindi il primo elemento è assolutamente la diversità. La diversità basta da sola, senza che ci sia nulla di male. Poi quando c'è, figuratevi. Ma il brano ci dice che la diversità basta da sola ad allontanarci, basta da sola. E ci allontaniamo realmente non se accadono delle cose, ma se magari da cose minime che guardiamo noi da fuori, cominciamo a pensare che la vita dell'altro sta andando meglio della nostra e che in qualche modo questo rappresenta un torto per noi. Un torto che ci ha fatto qualcuno, che ci ha fatto la vita, anche senza investarlo da nessuna parte. Perché a me è andata male e a quello è vero? Perché Dio ha consentito questo nella mia vita, mentre a quegli altri che fanno di tutto non è capitato niente. Poi ne vanno una meglio dell'altra. Sta roba qua, gli altri neanche non la sanno che non pensiamo. Però questa roba lavora dentro, passa del tempo, e il tempo che noi trascorriamo dando soltanto parola interiore a queste cose, a questi pensieri un po' aggrovigliati, senza tirarli fuori, quel tempo è rilevantissimo. Perché nel momento in cui ne abbiamo maturato questo astio, che ce lo facciamo tutto noi, questa roba qui incide moltissimo sul modo in cui realmente ci rapportiamo alle persone che sono diverse da noi. E questo è il muro che cresce, no? Vedete, il muro cresce dentro, molto prima che accadano cose gravi fuori. E quello è il contesto in cui noi siamo capaci di fare tante cose, che astrattamente diremo, no, io non lo farei mai, però diventiamo capaci di tutto, che sono le piccole cattiverie, i piccoli sgambetti che facciamo, ma come anche le cose grandi. E se noi vogliamo capire il male che si realizza nella vita e che ci divide in maniera forte, dobbiamo cominciare a guardare quello che ci priva. Guardate che quest'estate è stata una cosa impressionante da questo punto di vista, le tante cose che sono accadute, pensate Nizza, Monaco, poi pensate ai vari femminicidi degli ultimi tempi, quante cose accadono, ci voltiamo, come è stato possibile? Guardate, leggete le interviste, insomma, abbiamo pochissime cose degli ultimi fatti del primo di agosto, no?
l'uomo che ha ucciso un'altra donna a Creste San Pietro? Vabbè. Leggete le dichiarazioni della gestore dell'albergo. Ah. Sembrava una persona così tranquilla. No. Chi poteva aspettarselo? Chi poteva aspettarsi questa roba qua? Va bene, poteva aspettarsi questa cosa andando con Caino in campagna, ma neanche per idea, neanche per idea, perché tutta sta roba qua era dentro Caino. Allora, ma qui è mancata proprio la parola, no? Allora, questo è altro elemento molto importante, no? Sul muro, dove vediamo che nasce, e occorre dare parola prima e occorre distendere quel benedetto versetto numero 6, che è tutto aggrovigliato, ma se vogliamo che le cose non precipitino, quando cominciamo ad avvertire dentro di noi i pensieri sul torto, su quello che l'altro va bene, su quello che l'altro va male, proviamo a stare davanti a queste cose, non da soli. Ecco, noi ce lo diciamo nella nostra tradizione, quella è una materia di accompagnamento spirituale, questo è. Se noi non riusciamo a mettere di fronte i nostri pensieri, guardarli un po' meglio, rimane un nodo terribile. E quando siamo davanti all'altro, quel nodo ormai è talmente stretto che noi non riusciamo più a districarlo. Non riusciamo neanche a spiegare all'altro perché lo stiamo guardando con tanta cattiveria. Se ci fate caso, questo anche a volte ci succede. Se dovessimo a un certo punto, quando stiamo litigando con una persona, quando pure ci è diventata antipaticissima, dire ma perché? No. Le cose che ci vengono in mente sono, guarda caso, piccolissime e diciamo, no, ma questo è per questo, no, cioè è successo altro, no, ma non è solo questo, no. E uno dice, che è successo? E non riusciamo a dircelo. Perché abbiamo lasciato troppo tempo che queste cose sono maturate dentro. Se accade, perché accade, le cose esplodono, il muro diventa insuperabile, che il fratello scompaia completamente dalla nostra vista, quel muro che ormai è fatto in calcestruzza e voglia tirarlo giù, cosa occorre? Siamo di nuovo sempre lì, dare parola. Non ce l'abbiamo fatta prima? Va bene, non sia quello il punto in cui si ferma la storia. C'è un muro? Va bene. Cominciamo a ripercorrere quello che è successo, ma a farlo in un dialogo, non soltanto ancora una volta aggrovigliati dentro. Questa è l'unica via per superare il muro. Non riusciamo a parlare con Abele che sta dall'altra parte, che non c'è più. Troviamo qualcuno con cui parlare di queste cose e con cui dare parola a quello che è successo. Ancora una volta è l'altro aspetto dell'accompagnamento, no? Quando la storia non l'abbiamo ancora davanti da costruire, ma quando l'abbiamo alle spalle con i suoi nodi. Lì, di nuovo, rivedere. Dare parole ai sentiti, come ci sentiamo, qui c'è tanto del sentito. Qui arriviamo alla prima parte in cui, se ci fate caso, c'è questa irritazione di Caino, ma in realtà non riusciamo bene a decifrare il suo sentimento. Diciamo che è astioso, bene, ma come si sente? Questo è più difficile. Ma invece la seconda parte è molto più intensa. Questo dialogo in cui Caino comincia a dire sì, è vero, è così, noi lo sentiamo tutta questa cosa che viene fuori quando dice dovrò nascondermi, sarò lamingo, chiunque mi incontrerà mi ucciderà. E ancora prima, no? Quando dov'è, vede questa cosa, troppo grande la mia colpa, no? Quando si sente il mondo addosso, lì Caino comincia a sentire il peso proprio. Allora abbiamo bisogno di dare parole tese, questo occorre fare. Però ripeto, attenzione che quando il muro è alto non lo facciamo più parlando con un'altra persona, dobbiamo trovare quest'altra strada. Prima la parola con qualcuno che ci accompagna, che ci aiuta a tirare fuori le cose. E questo può richiedere, ultima notazione, tantissimo tempo. E la scrittura lo sa. Anche una vita intera. Prima di ritornare a essere generatori di vita, ne passa. Noi vorremmo che i muri, una volta che li abbiamo visti... Facciamo presto, no? Si tira subito giù. No, non funziona così. La scrittura lo sa e con questo ci dice che il Signore lo sa. E lui ci racconta queste cose di come siamo fatti. E quindi ci invita ad avere pazienza e anche a guardare con una certa, così, non so se dire serenità, ma con un certo realismo, questo fatto che ci allontaniamo da lui. Anche questo il Signore lo mette in conto. Fa parte anche questo del nostro percorso di decostruzione dei muri e di riconciliazione con la vita, anche l'allontanarsi da lui, sapendo che noi ci allontaniamo, ma lui ha imposto quel segno su di noi. Non ci abbandona, questo è il segno, no? Non ci abbandona. Andare via
e lui se ne va via con il segno. Quindi non è che va senza nulla, va via con qualcosa che il Signore ha lasciato in lui. Questa è la fiducia che questo brano può mettere, no? Quando finirà, chi lo sa, ognuno ha i suoi tempi, no? E ognuno ha i suoi tempi, ma poi la cornice si chiude di nuovo con questo concepire partorire. La vita riparte, deve ripartire, e alla fin fine i capostipiti delle città, che sono i luoghi in cui impariamo di nuovo a stare assieme, questo punto, diventa sempre Caire. E se ci fate caso, nella grande storia di Israele, questo è il punto un po' massimo che troviamo anche nella Genesi, ma poi tutte le grandi storie, Mosè, per esempio, è un'altra delle persone che parlava con Dio e che ha alle sue spalle un omicidio. Il re Davide, l'altra grande figura della scrittura che parla con Dio, ha anche lui un omicidio sulla coscienza. E in queste ricorrenze, ecco perché la Genesi anche mette dentro questa roba qua, no? Perché legge quelle storie e le riproietta nel passato, dice che non esiste mai nulla di così grave che blocchi la vita, se riusciamo a concepire quelle manovre che il Signore ci insegna, che sono le manovre appunto dell'interiorità, della parola, dello stare davanti alle cose. Quindi proprio nel metterci questi eventi più grandi, ce li mette insieme l'esperienza di queste figure storiche, quello che sono state, ma che sono sempre state interpretate come figure che, pur avendo commesso grandi cose, però parlavano con Dio. E quel loro stare in dialogo con Dio è stata la via attraverso cui si è manifestata la salvezza per un intero popolo. Mica normalmente. Ecco, quindi se volete il succo di questo brano, è proprio il dialogo, ma è un dialogo che anzitutto è interiore. Quindi quando i nostri dialoghi si interrompono, quando nascono questi muri, sapere che si riparte da lì, non forzando il dialogo con l'altro, molto spesso, questo a volte non riusciamo a farlo, se pensiamo di fare quello non ce la facciamo, ma invece finché siamo prima delle decisioni, dare spazio al dialogo interiore, quando qualcosa è successo, perché può accadere che succeda, trovare qualcuno con cui le cose escono di nuovo da noi, ritrovino parola e reattivino questo percorso, che è un percorso poi di riconciliazione. Poi, ecco, se quel muro andrà giù o no, beh, questo chi lo sa, può anche darsi che non accada, ma ciononostante, storia di Caino dice, la vita riprende. E quella è la cosa che il nostro Signore ha probabilmente più a cuore per ciascuno di noi. Bene, mi fermerei. Però vedete come siamo noi, no? Nell'immaginario, Caino uccide perché è cattivo. No, Caino uccide soltanto perché hanno dato dentro. Questo è il dramma. Perché? Non capisco. Perché tutto hanno dato dentro. Questa è la grande lettura che ci danno questi dramma. Guardate che cominciano a funzionare per noi, non queste cose, che un po' ce ne riappropriamo. Questo è importante. E che non ci mettiamo, diciamo così, troppa morale dentro. Perché la grande consapevolezza è che il male si realizza nelle vite e alle volte noi neanche non ce ne accorgiamo. Tutto lì.